I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di tre individui, due dei quali già detenuti, ritenuti responsabili in concorso di furto aggravato e detenzione di materiale esplodente. Il risultato investigativo nasce da un'attività di indagine condotta tra marzo e novembre 2019 nei confronti di un sodalizio dedito in maniera seriale ai furti al danno di istituti bancari e uffici postali, con l'utilizzo di ordigni esplosivi artigianali nelle province di Torino e Cuneo. Due dei destinatari del provvedimento giudiziario sono stati raggiunti in carcere, dove si trovavano dal 14 novembre scorso perché già arrestati in flagranza per un assalto al postamat di Garessio, mentre il terzo, libero, è stato colpito da un provvedimento di obbligo di dimora. Cinque in totale i furti contestati a sportelli automatici di Poste Italiane e istituti di credito, 9 quelli delle autovetture impiegate per commettere gli assalti agli ATM. Fondamentale l'apporto tecnico di un consulente esperto di armi esplosivi, dipendente di un'armeria, che nel corso delle indagini sequestrati, chiodi e quattro punti, candelotti pirotecnici da svuotare per ricavare polvere pirica, disturbatori di frequenze, bande chiudate, artifici già pronti.